Sappiate dedicarvi al vostro essere attuale, così come siete ora. Sappiate coccolarvi in un certo senso e avere cura del vostro corpo, perché la vostra persona attuale è quello che vi porta a percepire e ad essere presenti nei momenti che vivete. E se ci sono delle infiltrazioni, se ci sono delle vibrazioni di conflitto, tutto il vostro essere ne risente in maniera nociva per voi. Allora, per purificare la vostra dimensione attuale, non dovete far altro che rilassarvi nel modo più semplice che trovate. Non c'è una strada, non c'è un indirizzo da seguire, c'è la vostra capacità di ritrovare voi stessi in qualsiasi momento e in qualsiasi modo. Ognuno di voi ha una propria capacità di ritrovare il contatto con il proprio essere interiore. Basta semplicemente voler essere se stessi, senza il pensiero di come dovete essere. Vi imponete alcuni comportamenti che la vostra educazione vi suggerisce essere positivi. Ma noi vi diciamo che quando siete soli con voi stessi potete abbandonare queste vecchie convinzioni e potete realmente ritrovare la vostra capacità di rilassarvi, poiché la vostra società è intervenuta fin troppo sul vostro essere attuale, indicandovi anche come rilassarvi e come trovare pace in voi. Invece ognuno di voi deve ritrovare la propria pace, senza doversi aggrappare ad altrui capacità, ad altrui convinzioni. Ognuno di voi è un universo, è realmente così. Vi diciamo che ognuno di voi è un universo, è un qualcosa di infinito. Voi sminuite il vostro essere pensando alla vostra personalità, ma il vostro essere non ha nulla a che fare con la vostra personalità, o meglio, la vostra personalità è solo parte del vostro essere, una parte provvisoria, diciamo così, una parte che vi serve attualmente e che è importantissima. Non va disprezzata, ma va vista per quello che è, una sola parte, non la totalità. Allora voi potete percepire l'infinito, perché voi siete l'infinito, siete nell'infinito. Se non potete comprendere con la vostra mente il concetto di infinito, potete però percepire con le vostre vibrazioni di essere parte di un qualcosa di più grande, di infinito appunto, perché la vostra vita scorre e voi scorrete nella vostra vita e non viceversa. Allora, fratelli, sappiate accogliere gli sguardi negativi di chi non vi è simpatico, semplicemente perché sono di passaggio. Fanno parte del vostro cammino come un qualcosa che colora, cambia il colore alla vostra vita in quel momento. Ma poi sappiate anche gioire di quelle persone che invece vi donano gioia e vi sanno rallegrare. Sappiate mettere sullo stesso piano coloro che non vi fanno simpatia con quelli che in realtà sono solo incapaci di scambiare con voi le stesse energie. Sappiate dunque muovervi nella vostra esistenza senza l'ossessione di mettervi contro qualcosa o qualcuno, senza quella convinzione di voler vincere a tutti i costi una posizione, di voler essere all'apice di qualcosa. Perché ognuno di voi è già all'apice della propria vita, della propria esistenza. Siete al vostro punto di evoluzione migliore, se così vogliamo dire. Ma non gioite di questo, e questo ci dispiace, perché da quella gioia potrebbe scaturire una nuova gioia, una nuova innovazione, un qualcosa di diverso, in grado di farvi vedere la vostra vita per quello che è. Allora sappiate accogliere
quelle domande di chi non vi è simpatico e sappiate anche rispondere con quella sincerità che fa parte del vostro essere, così come fanno parte i vostri occhi e le vostre orecchie.